Sì, grazie. Beh, noi mi hai presentato come il senatore della Toscana, io ti ringrazio perché è così. Noi abbiamo 140 bande musicali, per non dire le centinaia di corali, perché non dobbiamo dimenticare anche l'aspetto della corale. Io sono particolarmente affezionato perché nella mia esperienza di sindaco, e l'ho fatto per 3 volte nella città di Pietrasanta, io ho fatto di tutto per esportare anche l'attività delle bande musicali e delle corali. Ho cercato di portare la nostra filarmonica, noi abbiamo una filarmonica nel nostro territorio, e la nostra corale, che si ispira molto, per esempio, nonostante che siamo sulla spiaggia, sul mare, ai canti di montagna, no? Ma è particolarmente brava, preparata, eccetera. Noi l'abbiamo esportata in tutte le città gemellate che la nostra cittadina, la città di Pietrasanta, ha in Europa e all'esterno dell'Europa. Questo è stato molto importante, perché la tradizione popolare nazionale si esprime attraverso anche l'attività delle bande, delle filarmoniche e delle corali. Queste sono fondamentali. Se poi noi diamo il ruolo, ed è per questo che servono i quattrini per poterle sostenere, perché gli enti locali, lo dico a Arena, fanno il possibile e dai quattrini che ricevono dalle tasse dei propri concittadini sostengono l'attività delle corali e delle bande musicali e delle filarmoniche. Ma queste hanno un altro ruolo che ancora non si è detto, che è quello della scuola. Perché la scuola musicale che avviene all'interno delle bande musicali e delle filarmoniche è uno degli elementi fondamentali di questo ruolo, perché il paese in cui questa cosa si sviluppa intanto fa squadra intorno a questo evento e poi dice ai nostri figli, ai nostri bambini, anziché star per strada, venite qua che vi insegno a suonare uno strumento. Di solito strumenti a fiato, quando c'è l'occasione strumenti a corda. Ma questo è un ruolo che, se noi non facciamo transitare anche nella mente di coloro i quali oggi più o meno governano questo paese, diventa complicato. Anzi, aggiungo che mi fa specie e tra un certo punto di vista mi preoccupa anche un po' come una componente di questo governo, che è molto radicata in particolare nel nord Italia, non tenga in considerazione questa struttura così radicata nelle piccole realtà, nei piccoli paesi, nei piccoli villaggi, eccetera, che caratterizzano il nord Italia. Sembra che certi aspetti e certe questioni, per non parlare di quello economico, ma non è oggi il momento, ma quelle che sono le tradizioni ispiratrici che hanno portato oggi certi movimenti politici in Parlamento e che alcuni siedono al governo, se lo sono completamente dimenticato. O attraversando la soglia di Palazzo Chigi c'è una sorta di luce che fa perdere la memoria, no? Entri a Palazzo Chigi e improvvisamente perdi la memoria, entri dentro, fai le cose che devi fare, quasi poi riesci e poi magari te lo ricordi. E te lo ricordi solo quando c'è la campagna elettorale, e questo secondo me è grave. Perché questi signori, i famosi presidenti delle corali, e ai presidenti delle corali bisogna fargli un monumento. Io tra l'altro vivo a Pietrasanta, posso fare monumenti in marmo e bronzo a chiunque, insomma, quindi Francesco sono a tua completa disposizione. A questi signori bisogna fargli un monumento, perché intanto 9 volte su 10 si frugano in tasca per tenere in piedi queste realtà. E poi fanno un'attività sociale talvolta migliore delle associazioni di volontariato che fanno attività sociale specifica sui territori comunali. Quindi, vedete, l'iniziativa di Francesco è perfetta, perché questo rappresenta uno spaccato che delle volte, quando si siede negli scranni alti dei palazzi della politica, ci si dimentica. Infatti l'importante ogni tanto è tornare a fare un po' di consiglio comunale, di assessore, eccetera, parlare con i sindaci, che è una caratteristica di questo gruppo parlamentare. La Presidente Bernini sta saltellando da un comune all'altro, testimone io settimana scorsa, era in Toscana, nella mia città, a toccare con mano le realtà che ogni giorno producono queste cose. Perché ci sono le imprese che producono ovviamente economia, ma ci sono le associazioni come quelle che oggi rappresentiamo, all'interno della quale
interrogazione abbiamo voluto dare medio e dare conto per cercare di continuare, anzi di iniziare a finanziarle e sostenerle, visto che 350 milioni di euro non sono proprio pochi per il fondo dello spettacolo e vanno sempre ai soliti. Guardate, questo è un fatto grave. I 346 milioni del fondo unico dello spettacolo vanno sempre ai soliti soggetti. E quando ci sono delle commissioni che dividono diversamente, vengono fatte delle azioni di recupero che, permettetemi, siamo proprio al limite secondo me del consentito. E anche su questo credo che noi ci dovremmo impegnare. Quindi, come vedete, Forza Italia non lo fa per un momento storico, lo fa perché siamo nati lì, siamo nati nei paesi, siamo nati nei villaggi, siamo nati nei comuni, continuiamo a vivere nei consigli comunali e continuiamo a parlare con le persone e non perdiamo mai di vista le cose che a qualcuno possono sembrare piccole e banali, per noi sono fondamentali. Quindi grazie Francesco.